insieme all'agnello, in piedi sul monte Sion, 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. Mi piace questa parte dell'anno liturgico perché c'è il libro dell'Apocalisse che, no, Giovanni ci mette al largo, ci dà un po' di flash, un po' di luci, ta ta ta, 144.000. E voi sapete che, un po' a differenza di chi dice che il 144.001 sta fuori con gli altri, si tratta di quel numero, questa quantità immensa di persone che corrisponde a un 12 per 12 per 1000, per farla con i conti matematici. Dici, ma sì, ho capito che 144.000, se fai 12 per 12 per 1000, ma cosa significa? 12 è il numero della pienezza, i 12 apostoli, i 12 i figli di Giacobbe, quindi le 12 tribù, indica la pienezza che viene portata al quadrato e che viene moltiplicata per 1000. Cioè è un modo diverso per dire un po' più di tutti. Quanti sono? Un po' più di tutti. Non quasi tutti, un po' più di tutti. Cioè, ma stiamo dando i numeri, esatto. Stiamo dando i numeri. Perché noi ne faremo un motivo di esclusione, lui invece ne fa un motivo di moltiplicazione. Vabbè, ma questo è semplicemente un assaggio di quello che è il cuore di Dio. È un moltiplicatore di bene, lo vede dappertutto e lo cerca con un'attenzione che solo lui ha. E il Vangelo ne è un esempio, avete visto il Vangelo? Cioè, questo Vangelo qui avrebbe bisogno veramente di essere inalato e magari contagiarsi questo virus qui, non il corona, quest'altro. Qual è sto virus? Gesù cosa vede in questa vedova? Vede se stesso. Vede se stesso. Vede addirittura il suo successore. Gesù vede in questa vedova povera il suo successore, perché da lì a un attimo Gesù va nel Getsemani, siamo al capitolo 21 di Luca, per darvi un attimo il contesto, anzi io vi inviterei, vi augurerei di essere un po' più curiosi del Vangelo ogni tanto, anziché leggervi il Vangelo del giorno, è già tanto, per carità, però se lo mettete anche un po' nel contesto, cioè lo allargate, vedete cosa c'è subito prima e subito dopo, è molto più gustoso. Cioè, anziché mangiare un riso in bianco, uno lo mangia un bel sartù di riso, insomma, si mangia meglio, no? Allora, qual è l'indicazione che Gesù sta dando ai suoi discepoli? Questa vedova povera ha messo tutto quello che aveva per vivere. E Gesù cosa sta facendo per l'umanità, per il popolo di Israele, per i bravi di tutte le epoche? Lui sta dando la sua vita. E come la danno tante persone invisibili. Ogni tanto capita che dici, ma quella persona lì che ogni tanto si vede, che fine ha fatto? Dici, ma è morta un mese fa, è morta l'anno scorso. È così invisibile che poi qualche cosa te la fa venire in mente, dici, ma non, è un po'. Eh sì.
Guardate, io sto continuando a considerare anche nella vita di quante persone, a motivo della paura, Dio sia tornato ad essere invisibile, è impalpabile. Perché? Per la paura ci si è chiusi a tutti e a tutto, anche a Dio. Lui cosa fa? Bussa. Bussa al nostro cuore. In tanti modi viene a cercarci. Beh, perché questa vedova povera sta diventando per tutte le generazioni il successore di Gesù, perché ci mette tutta la sua vita e nessuno gliel'ha chiesto. Solito andiamo a chiedere aiuto alle persone che riteniamo essere in grado di aiutarci. Se andate a un barbone e gli chiedete: scusa, mi dai 5.000 euro, sai, c'ho da pagare. Ti guarda e mi dice: 5.000 euro, dammi qualche cosa da mangiare. E più o meno sembra una cosa del genere questo Vangelo. In questa cassetta arrivavano tanti ricchi e buttavano un sacco di monete. Forse le due monetine che ha buttato la vedova non hanno fatto neanche rumore. Per quello dico invisibile è dire poco, è inutile. Forse possiamo ritenere anche noi inutile quello che il Signore oggi sta facendo, oggi. Come noi in giro nel mondo, chissà quante celebrazioni eucaristiche ci sono state oggi e ci saranno nelle prossime ore. Oggi è inutile, è utile soltanto a chi è attentissimo, a chi ha capito teologicamente quello che sta succedendo. A chi è utile? Forse stiamo facendo come questa vedova. Un gesto che sembra del tutto inutile e invisibile, ma carissimo agli occhi di Dio. Questo conta, carissimo. Credo che sia il segno di che cosa significhi dare la vita. Vi vorrei lasciare con questo, considerando che ancora oggi il fatto che Gesù sia stato crocifisso può essere considerato del tutto inutile. Inutile. Un Dio così non ci serve. Ma forse è proprio la strada che ciascuno di noi può seguire nel suo piccolo, senza aver paura di spendere la propria vita per niente. E questa è la misericordia che chiediamo al Signore, di saperci tenere pronti, preparare per questo suo passare in un modo così silenzioso e invisibile, ma che darebbe al nostro cuore, che se ne accorge, il vigore e la forza di mettersi totalmente in gioco, senza risparmio.